Ancora avanti, un progetto già ampiamente rodato, finanziato dal Servizio Programmazione Sociale della Regione Abruzzo, curato da associazioni storiche come COSMA e Percorsi per l'inclusione anche nel mondo del lavoro di soggetti con disabilità mentali dai 18 ai 65 anni, rappresenta certamente uno strumento fondamentale per dare sempre più forma e sostanza alla grande lungimiranza della legge Basaglia, ormai prossima a compiere 50 anni, dove il coinvolgimento nel sociale è più che la loro ghettizzazione. Di soggetti affetti da patologie psichiatriche ha un alto valore terapeutico. Ne è convinto il dottor Marco Alessandrini, responsabile del CSM di Chieti e della sua Interland, che nel dare numeri inquietanti sugli utenti del centro, la maggior parte dei 5.000 in totale dai 25 ai 30 anni, sottolinea come a fronte di una farmacologia non curativa per pazienti psichiatrici, questa può risultare comunque maggiormente efficace nella sua funzione di mantenimento se supportata da progetti che prevedono attività non solo ludico-ricreative, ma anche lavorative ed inclusive. La salute mentale è un problema sociale, non può essere qualcosa che viene considerato come settoriale, perché oggi abbiamo delle società esposte a vissuti di isolamento, di smarrimento, di crisi economica che hanno bisogno di un sostegno psicologico in ogni età e in ogni momento della vita, anche fasi temporanee, ovviamente. La cura del fare, dunque, come ha ricordato Eugenio Di Caro dell'Associazione Percorsi nell'illustrare il progetto al sindaco di Chieti Diego Ferrara e all'assessore alle politiche sociali Alberta Giannini. Certo, c'è un gap da colmare, come ha sottolineato Tiziana Rista dell'Associazione COSMA, lì dove ad esempio il progetto regionale Abruzzo Include 2 richiede un'abilità lavorativa certificata che determinate patologie solo formalmente non possono garantire. Ma per questo il progetto Ancora Avanti, che unisce oltre alla Comune di Chieti, anche quello di Francavilla al Mare e Pescara, offre comunque una valida alternativa. Questa è, diciamo, una fase abbastanza avanzata in cui noi abbiamo l'ambizione di portare questi ragazzi verso un'autonomia di vita, quindi essere riconosciuti nella società come persone come le altre, cosiddette normali, quindi poter partecipare alla vita attiva, avere la loro autonomia. Ed anche alla fine arrivare all'ambizione massima dell'autonomia abitativa.